ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sono ad Ancona e di notte ad Ancona c'è un certo timore, sale l'angoscia e sale anche la paura per certe persone, specialmente per gli anziani che abbiamo anche incontrato, perché proprio anche se non vicinissimo all'epicentro si sentono fortissime le scosse e naturalmente durante la notte quando si è a dormire non si è pronti per reagire all'imprevedibile. Noi siamo andati in giro un po' per la città e abbiamo ascoltato alcune voci. Signora, io sono disperata, non ho avuto paura, guardi, tantissimo. Cioè, esco il mattino, esco il pomeriggio, la notte che devo stare a casa, ma per me è un... Sì, sono impaurita, dico la verità. È la paura che non riesco... Adesso sono sul letto, per dire, no? Sento sempre che il letto mi... come se avessi il terremoto, sì. Magari stando così un po' sul bordo, allora potrebbe fare questo movimento. Qua ne è caduta una, sotto c'è un magazzino, ne è cadute un paio. E siccome c'è un figlio geologo, che allora ha capito, intanto mi dice, tanto mamma le scosse non finiranno mai perché tanto qui è così, questa, però ti sta tranquilla. Dico sì, io sto tranquilla. Lei è fortunata, qualcuno che la rassicura. Sì, però quelle che devono venire nessuno lo sa perché, hai capito? Sono riuscito a superarlo meglio, mentre la mia famiglia, mia moglie un pochino ne ha risentito. Continuate ad avere paura, comunque c'è angoscia. Sì, però sappiamo anche che dobbiamo conviverci, vista la zona. Sono in un appartamento nuovo, antisismico, ho questa fortuna, ma ho sentito che ci sono state altre persone che hanno avuto più danni di me, insomma. Ci penso che al minimo movimento magari mi viene da pensare che il terremoto, quindi sì, un po' di paura c'è. Essendo da una parte abituato a queste cose, ho preferito rimanere. Non... Di dove sei? Dell'Abruzzo, quindi ne ho vissuti un po', insomma. Un paio qui in Ancona dove lavoro, veramente forti. Le altre ormai non ci facciamo più caso di tanto. Io ho avuto un po' di paura. Non sei abituato come noi? No, non sono abituato. Tu lavori al pubblico, le persone che sono arrivate in queste mattine qui che cosa ti hanno detto? Che hanno paura, non vogliono stare dentro casa, questo che sento. Quindi vengono qui a trovare un po' di conforto? Esatto.